Salve a tutti e benvenuti a questo video per Yu-Gi-Oh! Master Duel. Quest'oggi vi parlo di uno dei mazzi che mi stanno piacendo molto ultimamente, che ha ricevuto del nuovo supporto in questo pack di questo mese, e cioè i Maestro Spettro, i Mage Specter. Allora, questi qua sono mostri incantatore vento, che era appunto sinergie con le loro carte, e sono sostanzialmente dei mostri che hanno una particolarità di tutti loro, a parte Pegaso della maestosità, è questo qua che non è neanche un maestro spettro. Cioè, il tuo avversario non può scegliere come bersaglio con gli effetti delle carte, inoltre se non può scegliere tutti gli effetti delle carte del tuo avversario. Quindi, parliamo di Nekomata, di Bumbuku, di Yata, di Kyubi, Yogama e di Yamarashi, che non possono essere targettati né distrutti dagli effetti delle carte. Quindi, ad esempio, vi faccio un esempio molto semplice: se l'avversario volesse utilizzarci di simulatore di effetto su un Bunbuku, non lo potrà fare, semplicemente non avrà la possibilità di attivarlo perché Bunbuku non può essere targettato, così come anche ad esempio in permanenza infinita. A proposito di Entrap, io qui gioco 3 di simulatore di effetto, 3 Maxi, 3 fioritura di cenere, poi ci ho messo 2 richiamato alla tomba, 2 di avvelenamento. Ho pensato di voler mettere anche in permanenza infinita in qualche modo, perché comunque almeno uno spazio per uno ce lo potevo trovare. Però la questione è che molto spesso, siccome questi qua sono mostri pendulum, vanno nella sezione magie e trappole, già 2 posti sono occupati, altri 3 posti molto spesso saranno tutti occupati da carte Mage Specter, quindi non saprei neanche come settarla in permanenza infinita. Certo, però durante il turno l'avversario va sempre bene, ma per questo ho preferito mettere i simulatori di effetto, che possono funzionare in ogni caso. Comunque sia, a parte questo range che vedete qui di Entrap, ho messo anche un Nibiru perché ci può sempre stare, è sempre utile in determinate circostanze. Comunque, avere modo di poter interagire con le carte dell'avversario mentre lui gioca il primo turno fa sempre comodo, soprattutto in un meta come questo, tra Yubel e tra Snake Eyes, che sono ovviamente molto più forti. Quelli sono mazzi tier 1, questo qua è un mazzo rogue, non ce la fa a reggere, diciamo, il confronto di potenza con quelle carte. Ma comunque in ranked tranquillamente potete andarci anche con questo mazzo. Comunque sia, come vi ho detto delle altre carte secondarie, qua abbiamo anche una gela della prosperità, perché insomma è buono avere sempre più consistenza, mi trovo bene onestamente. E per le restanti carte Mage Spector, è una carta che non è Mage Spector, è una carta qua pure non è Mage Spector, ma servirà appunto per Pegaso della maestosità. Ne parliamo adesso. Prima di tutto, io gioco un solo Maestro Spettro Gatto Nekomata, semplicemente perché si potrebbe anche non giocare, a dire la verità, però è un target in più da evocare specialmente, perché ci fa un sercino alla fine del turno. Quello che dice, infatti, quando viene evocato nel momento specialmente, puoi aggiungere una carta Maestro Spettro dal tuo deck alla tua mano durante la end phase di questo turno. Mi raccomando, tenete bene a mente, l'ho spiegato nella mia vecchio video del timing e quando, quindi deve essere l'ultima cosa che succede. Comunque sia, questo qua alla fine del turno vi cerca una carta Maestro Spettro da deck alla mano, quindi eventualmente poi per il nostro prossimo turno ancora avremo qualcosa da poter utilizzare. Ne giochiamo solamente uno perché uno basta e avanza e non utilizzerete neanche granché spesso. Poi giochiamo invece 3 Bumbuku, che insieme a Yata ci fa da one card combo. Bumbuku è appunto la nostra one card combo perché dice: quando questa carta viene giocata nel momento specialmente, puoi aggiungere un mostro Maestro Spettro dal tuo deck alla tua mano. Quello che andremo a cercare nella stragrande maggioranza dei casi sarà, se non ce l'abbiamo già in mano, Yamarashi, perché praticamente quello che succede è che Yamarashi si può evocare specialmente dalla mano se c'è un mostro Maestro Spettro in campo, durante la main phase, anche in effetto rapido, quindi anche durante il turno dell'avversario. E se viene evocato un momento specialmente, puoi scegliere un avversario di una carta, una magia Maestro Spettro nel tuo cimitero, posizionala, e ci servirà anche eventualmente durante delle nostre combo o comunque per recuperare carte magie che abbiamo nel cimitero. Per l'appunto abbiamo anche un'altra one card combo con Maestro Spettro Corvo Yata. Tra l'altro, forse l'avete già notato, non ve l'ho segnato, ma non hanno effetti pendulum. A parte Pegaso della maestosità, non hanno effetti pendulum. Quindi, insomma, è anche piuttosto semplice di per sé utilizzare il mazzo, perché non dovete neanche pensare a questa cosa in più. Comunque sia, Yata è la nostra one card combo, perché evocato normalmente semplicemente puoi aggiungere una magia Maestro Spettro dal tuo deck alla tua mano. Molto semplicemente ci servirà poi per la nostra one card combo. Poi abbiamo un solo Kyubi, perché lo tireremo fuori dal mazzo nella stramaggioranza dei casi, e Kyubi praticamente puoi aggiungere una trappola Maestro Spettro dal tuo deck alla tua mano. Ne giochiamo due, ne parliamo tra poco. E invece abbiamo Maestro Spettro Rospo Ogama, che invece ci fa settare una magia o una trappola Maestro Spettro direttamente dal deck, ma non può essere utilizzata in questo turno. Ma considerando che le uniche magie e trappole che giochiamo sono appunto le trappole, che non si possono comunque attivare quando vengono settate, e le magie sono rapide, alla fine non le potete attivare a prescindere, quindi non è una cosa negativa questa cosa qui.
In ogni caso, appunto, lui la setta direttamente dal mazzo. Poi giochiamo Pegaso della Maestosità, il Draco Assassino, che viene sempre considerata come carta Maestro Spettro. Leggiamo prima l'effetto come mostro. L'effetto come mostro, se è in mano, puoi scartare questa carta per il resto di questo turno, il tuo avversario non può scegliere come persona i mostri Draco Assassino e controlli con gli effetti delle carte. In tutti i sensi non possono discutere gli effetti delle carte del tuo avversario. Questo eventualmente può essere utile, perché abbiamo comunque qualche Draco Assassino eventualmente. Ma comunque, come avete visto, invece i Maestro Spettro, a parte questo qui, sono immuni alla distruzione e al targeting. Però l'effetto che ci interessa di più è se questa carta viene evocata specialmente dall'effetto di una carta Draco Assassino o evocata Pendulum, puoi aggiungere una magia terreno dal tuo deck alla tua mano, puoi scartare una carta. Per quanto concerne per appunto le carte magia terreno, noi praticamente andremo a prendere o Villaggio Segreto degli Incantatori in una delle nostre One Card Combo, perché praticamente questa carta è una Floodgate. Noi controlliamo un mostro incantatore, l'avversario non controlla un mostro incantatore, noi possiamo attivare carte magia, l'avversario non può attivare carte magia. Quindi, a meno che l'avversario non usi mostri incantatori e riesca a tenerli in campo, non potrà attivare carte magia, mentre noi, siccome i nostri mostri sono incantatori, potremo attivare carte magia. Oppure ci andrà a cercare un'altra combo, Pegaso della Maestosità, che è la carta magia terreno dei Magi Spector, che dice, a parte che gli aumenta l'attacco e la difesa di 300 eventualmente per fare l'OTK, ma puoi offrire come tributo un mostro evento di tipo incantatore e ovviamente un mostro Maestro Spettro di livello 4 inferiore dal tuo deck, che ci servirà appunto per varie nostre combo o per poter tirare fuori ancora altri Maestro Spettro eventualmente. Quindi questo qua praticamente, Pegaso della Maestosità, ci va a cercare o il villaggio o ci va a cercare Pegaso della Maestosità stesso. Tra l'altro, comunque, c'è anche l'effetto Pendulum, che ci servirà per la nostra Chukar combo. Se hai una carta Drago Assassino o Maestro Spettro nell'altra zona Pendulum, puoi aggiungere un mostro Pendulum Drago Assassino con un nome originale diverso da quella carta dal tuo deck alla tua mano, poi puoi distruggere una carta nella zona Pendulum. Quello che faremo sostanzialmente è che magari non abbiamo Bumbuku, magari non abbiamo Corvo, insomma non abbiamo modi per fare la nostra One Card combo, magari non abbiamo neanche Yamarashi per pushare di più, per poter magari evocare qualsiasi di questo più Yamarashi, quindi la cosa che è un po' problematica per l'appunto, e quindi potremo partire con una Chukar combo mettendo questo qua nella zona Pendulum, selezionando un qualsiasi tipo, ad esempio facciamo ad esempio unicorno che leggeremo tra poco, Kirin, che non serve a niente sostanzialmente in mano, non ha effetti ed è comunque un livello 6, quindi non è neanche facile da evocare in campo, perché comunque i Maestro Spettro hanno tutti scaling da 2 a 5, quindi possono evocare 3 e 4 di livello. Praticamente Pegaso della Maestosità andrà a distruggere quell'altro mostro Pendulum Maestro Spettro e ci andrà a cercare Dynamite Poter Carico, il Draco Assassino, che lo giochiamo solamente per uno. Lui è molto semplice, non ci interessa il suo effetto in campo, quello che ci interessa appunto è se puoi scegliere come bersaglio una carta Draco Assassino di uno schiena nell'altra zona Pendulum, evocalo specialmente. Quindi sostanzialmente con questo andremo a cercare questo lo mettiamo nella zona Pendulum e andrà a evocare specialmente Pegaso della Maestosità, che poi ci andrà a cercare Pegaso della Maestosità per l'appunto, un pochettino ridondante la questione, e poi faremo la nostra vera combo, ma lo vedremo poi nella sezione delle combo. Vi ho già citato Maestro Spettro Porcospino Yamarashi, che lo andremo a cercare quasi esclusivamente tramite il Bumbuku, che poi si evoca specialmente, si può evocare specialmente anche durante il turno dell'avversario, questo potrà essere utile. E poi gioco due Maestro Spettro Unicorno, Kirin, che è bellissimo, è stato sbannato, ottima cosa, si può usare ovviamente in questo mazzo ed è una carta molto molto buona, perché quello che vi interessa sapere è che durante il turno di qualsiasi giocatore, quindi come effetto rapido, puoi scegliere come bersaglio un mostro pendolo nella tua zona mostri, un mostro controllo dal tuo avversario per ritornare in uno o più mani. Puoi selezionare anche gli stesso e rimbalza anche un mostro dell'avversario. Molto forte come interruzione. Quindi questo qua è tutto il vario packaging. Tra l'altro abbiamo un ciclone Maestro Spettro, perché eventualmente se non andiamo a cercare evento Maestro Spettro, ad esempio con Yata, magari ce l'abbiamo già in mano, ci andiamo a cercare questo qua che ci può sempre stare. O più come tributo un mostro evento incantatore, puoi scegliere come bersaglio un mostro controllo dal tuo avversario e distruggerlo. Offriamo varie volte come tributo, anche specialmente per farci la nostra combo. E poi giochiamo un'altra nuova carta a parte Yamarashi, cioè Vento Maestro Spettro. Carta fortissima e dice, quando attivi questa carta puoi anche offrire come tributo un mostro vento incantatore, cioè i nostri mostri. Evoca specialmente un mostro Maestro Spettro dalla tua mano cimitero, o se hai offerto come tributo un mostro all'attivazione, puoi invece evocare specialmente un mostro Maestro Spettro dal tuo deck. Quindi sostanzialmente ci tireremo fuori un mostro Maestro Spettro dal deck o dalla mano dal cimitero, in caso ce l'abbiamo già e ci interessa evocarlo direttamente lì, senza tributare. Quindi ad esempio tireremo fuori Maestro Spettro Unicorno Kirin, perché ci fa da un'altra interruzione, o lo faremo nella nostra One Card Combo o Two Card Combo per poter continuare a fare le nostre combate e anche eventualmente durante il turno dell'avversario. Giochiamo un Tornado Maestro Spettro, la carta
carta trappola che ci andrà a cercare il Kyuubi o Logama. Questa qua è molto semplice, offri come tributo un mostro evento incantatore, poi scegli come bersaglio un mostro controllato dal tuo avversario, bandiscilo, una rimozione. E l'altra invece è una controtrappola, Tempesta Messo Spettro. Quando uno o più mostri sono per essere evocati specialmente o viene attivato l'effetto di un mostro, offri come tributo un mostro evento incantatore. Annulla l'evocazione o l'attivazione se lo fai distruggi quella carta. Quindi ci nega l'effetto di un mostro o l'evocazione speciale di un mostro. Tra l'altro, come avete magari notato, non hanno una volta per turno, quindi eventualmente ne potreste giocare anche di più. Ma non vorrei briccare onestamente, tanto si possono cercare con Kyuubi e con Ogama, e comunque al massimo potreste fare due tornado o due tempesta, come preferite. Ma io desidero avere, diciamo, rimozioni diverse, interruzioni diverse, per poter interagire in maniera diversa con l'avversario. Quindi questo è tutto il main deck. Passando all'extra deck, passiamo prima alla nuova carta, che anzi sono due nuove carte, ma la nuova carta che in questo momento è l'XYZ nuovo dei Magi Specter, cioè Maestro Spettro Draco Ryu. Allora, di questa carta ve lo dico già, se ne potrebbero giocare due, perché comunque avendone due per il grind game sono molto utili. Ne basta anche solo uno, infatti voi come potete vedere io ne sto giocando solamente uno. Tra l'altro, come avete magari notato, a parte questa carta, il resto del mazzo, a parte ovviamente l'entrap, è tutto abbastanza abbordabile. Quindi eventualmente, se ne avete due, giocatene due assolutamente, perché comunque per il grind game ci stanno da dio. Ma per il setup iniziale di combo, oppure per il secondo turno dopo che l'avversario ha giocato, va bene anche solo uno. Comunque sia, se ne avete due, mettetene due nel mazzo. Io ho preferito non mettere un altro, semplicemente per metterci altro nel mazzo, e comunque mi trovo bene anche con solo uno. Ma vi ripeto, se ne avete due, mettetene due. Comunque sia, parlando di Draco Ryu, l'effetto di mostro, due mostri di livello 4 fanno appunto Maestro Spettro Draco Ryu, è: se puoi evocare Pendulum di livello 4, puoi evocare Pendulum questa carta scoperta dal tuo extra deck. Lo puoi fare, quindi sostanzialmente se si rimette nell'extra deck la potete rimettere in campo. Se uno o più mostri vengono offerti come tributo mentre questa carta è sul terreno, puoi staccare un materiale da questa carta e evoca specialmente un mostro mente incantatore di livello 6 o inferiore dal tuo deck. Quindi sostanzialmente, specialmente nella nostra one card combo, nelle varie combo che noi faremo di nostro primo turno o durante, dopo che l'avversario ha giocato e tocca a noi, praticamente noi utilizzeremo molte volte, faremo molti dei tributi, e quindi tireremo fuori costantemente altri Magi Spectre dal mazzo. Dice anche di livello 6 inferiore, quindi ad esempio anche Kirin si può tirare fuori, perché ad esempio Kirin non si potrebbe tirare fuori per Pendulum di questi qui, però eventualmente lo tiriamo fuori o da Vento Maestro Spettro o lo tiriamo fuori da Draco Ryu. Comunque sia, questo effetto è molto buono e si può fare per ben due volte per turno, quindi solitamente avremo per l'appunto due materiali sotto, quindi per due volte nello stesso turno possiamo evocare dal mazzo un mostro vento incantatore di livello 6 inferiore dal deck. Poi un altro effetto che potrebbe essere utile: mentre questa carta nella zona mostri viene distrutta in battaglia dall'effetto di una carta offerta come tributo, puoi mettere questa carta nella tua zona Pendulum. Eventualmente, se avete spazio, si potrebbe mettere anche lì, perché comunque all'effetto Pendulum, se una carta messa sospetto dello stesso segno nell'altra zona Pendulum, puoi aggiungere un mostro, una carta messa sospetto dal tuo deck alla tua mano, puoi distruggere una carta nella tua zona Pendulum. Quindi vi fa da sercina eventualmente. Non mi è mai capitato finora, però c'è anche questa opzione. L'altro mostro che migliora enormemente il mazzo, ci dà il via praticamente a fare tutta la nostra mega combo, è Maestro Spettro Ortus Nue. Se questa carta viene invocata Link, è un Link 2, puoi aggiungere fino a due mostri Pendulum Maestro Spettro scoperti dal tuo extra deck alla tua mano, poi puoi aggiungere fino a due mostri Pendulum Maestro Spettro con nomi diversi dal tuo deck o al tuo extra deck, quindi rimetti direttamente sopra l'extra deck scoperto. Inoltre non puoi evocare specialmente all'extra deck per di questo turno, eccetto mostri Maestro Spettro o Drago Assassino. Quindi abbiamo due mostri, facciamo lui, ci riprendiamo i due mostri che sono andati praticamente nell'extra deck scoperti, ce li mettiamo in mano, che utilizzeremo poi come scaling, e altri due mostri da mazzo li mettiamo direttamente lì per poi fare la Pendulum Summon. Ottima, ottima cosa, nel gioco 2, perché comunque per il grind game può sempre starci, comunque è solamente una SR. Quindi questo qua è una carta nuovissima che migliorano enormemente il mazzo. Altre carte che ci serviranno soprattutto per la nostra combo sono Dinosastro Potere. Lui semplicemente può fare come tributo due mostri, un mostro Pendulum, un drago assassino, un mostro Pendulum, per essere evocato direttamente all'extra deck, non fate polimerizzazione o altro. E poi una volta per turno puoi evocare specialmente un mostro Pendulum, un drago assassino dalla tua mano o cimitero, messo un po' sotto utilizzo come tenere la fusione, non ci interessa questa parte qui. Quindi nella maggior parte dei casi poi ritirerete fuori dalla mano o dal cimitero un Pegaso della Maestosità, che è un drago assassino.
Poi abbiamo quest'altro che sarà nella nostra board finale, Maestogistro Paladino. Purtroppo è un Maestogistro, non è un Maestro Spettro. Idrocassassino ascendente. E lui, quando viene evocato XYZ alla fine del turno, ci aggiunge un mosso pendulum dal deck alla mano, però solamente durante la fine del turno. Va bene comunque per quello che ci interessa fare. E per una volta per turno, per staccare un metro da questa carta, evoca finalmente un mosso pendulum di Idrocassassino scoperto dal tuo extra deck. Maestro non può utilizzare come XYZ. Tiriamo fuori sempre, per appunto, utilizzeremo più spesso Pegaso della Maestosità. Qui ho messo un Cidore Fulmine perché servono due mostri evento di livello 4 e quando viene evocato XYZ può targettare una carta posizionata contro l'altro avversario e la manda nel deck e poi può staccare un materiale, sempre una volta per turno durante il vostro turno, per poter scegliere una carta scoperta dell'avversario e rimetterla nel deck, quindi può essere buono come removal. Conseguentemente, siccome giochiamo XYZ che possono attaccare, Zeus ci sta sempre, uno per, e ho messo anche Typhoon che eventualmente ci può essere utile in caso non riusciamo a fare determinate cose e dobbiamo fregare l'avversario o magari abbiamo già fatto tutto il resto e possiamo piazzarci anche lui come un'altra forma di removal. Gioco una sola Artemis perché semplicemente ci servirà come ponte perché serve un mostro incantatore per poter fare Espie Piccolo Cavaliere e quindi poter dare la possibilità a Espie Piccolo Cavaliere di bandire una carta dell'avversario. Poi ho messo queste carte che avevo già, Besan Metamorfosi, Electrumite e Oltre il Pendulum, perché eventualmente se non va bene il piano con Ortrus Nue, o semplicemente se vogliamo fare ancora per la questione del Grindgym e cercare altre cose, avere più possibilità, semplicemente ci stanno sempre. Questo qua distrugge, mette una carta, un mostro Pendulum dal mazzo scoperto nell'extra deck, fa un sacco di cose, pesca una carta, fortissimo, incredibile, impressionante. E quest'altra, ve la faccio leggere meglio magari, però comunque sostanzialmente è quello che fa. Se avete giocato un minimo di un mazzo Pendulum, quasi tutti i mazzi Pendulum, se non tutti, a parte rari casi, giocano Electrumite. E la stessa cosa vale per Oltre il Pendulum, che ci va a cercare praticamente un Pendulum dal mazzo per poi eventualmente fare le nostre Pendulum evocazioni. Quindi sostanzialmente vi dico anche che ci sarebbe anche superare il Pendulum. Eccola qua, che io non ce l'ho in questo momento, ma eventualmente prima o poi la farò, perché eventualmente come Link 3 ci può stare, perché comunque vi può evocare specialmente durante la main phase, dalla mano, cimitero, in posizione di difesa, un mostro pendulum con livello, tra i valori pendulum di due carte nelle zone pendulum, quindi vi tira fuori un altro, buono per Link Climbing, ma io come Link 3 sto giocando Serene Regina dei, ma dei Maghi Maestri, semplicemente perché ce l'ho già, perché questa qua praticamente dal cimitero vi tira fuori un mostro incantatore, sono quasi tutti incantatori praticamente, e poi praticamente fate un'altra Link climbata e tirate fuori Asso Spedificatore Trasmittente, che diventa un 5003 che spacca cose dell'avversario, insomma vi divertite molto. E mi tengo anche una dea del mondo sotterraneo e mondo chiuso, nel caso l'avversario abbia un mostro che non riesco a togliere in nessun modo, che magari è immune a tutti gli effetti dei mostri, perché questo mazzo può avere un problema da questo punto di vista. Quindi teniamo anche questa cosa qui, non si sa mai. In ogni caso, come ho detto, l'unica cosa che potreste fare è magari mettere un altro di Maestro Spettro Draco Rio, nel caso vi possa servire, perché comunque per il Grand Game può sempre starci, ma uno va comunque bene se ne avete solamente uno. Comunque sia, questo era tutto per la decklist e adesso passiamo alla sezione delle combo. Eccoci qui alla sezione delle combo e adesso vi farò vedere tre combo diverse, due one card combo e una two card combo. Passiamo prima con la one card combo solita che vorreste possibilmente sempre fare, cioè utilizzando Maestro Spettro Procione Bumbuku. Lo evocate normalmente, quindi come al solito fate finta che non abbia altro in mano. Evocate normalmente, attivate il suo effetto e vi andate a cercare Yamarashi, il porcospino. Attivate l'effetto Yamarashi per evocarsi specialmente. Con loro due andate a fare Nue. Si attiverà l'effetto di Nue e riprendete entrambi, mi raccomando, dovete selezionarli entrambi in mano. E mettete nell'extra deck scoperti Pegaso della Maestosità, vuoi selezionare un'altra carta? Sì. E Yata. Adesso mettete nelle zone Pendulum i due mostri, cioè Porcospino e Bumbuku, scaling di 2 e di 5, evocazione Pendulum ed evocate Pendulum i due mostri che avete messo scoperti, cioè Yata e Pegaso della Maestosità. Attivate entrambi. Pegaso andrà a prendere il villaggio segreto degli incantatori. Come vi ripeto, se voi controllate un mostro incantatore potete utilizzare le magie, se l'avversario non controlla un mostro incantatore non può utilizzare le magie.
dobbiamo scartare per forza una carta, ovviamente scartate quella che meno vi interessa, quello che meno vi serve. Io magari scarterò questa qui semplicemente perché adesso, sempre per la one card combo, ce la va a cercare. Ma fate finta che non ce l'avessi, cioè scartate quello che non vi interessa, anche se fosse una hand trap. Adesso, con loro due, andate a fare Draco Ryu. Eccoci qui. Adesso, con Bento Maestro Spettro che avete preso da Yata, offrire come tributo un mostro, sì, e tributate Ortus Nue. Ed evocate specialmente dal mazzo Rospo o Gama. Attivate Chainlink 1 e scartate, cioè togliete il volume 3 uno dei due e attivate anche il Rospo. Il Rospo ci andrà a mettere la controtrappola, cioè la tempesta, e quest'altro andrà a evocare un altro Pegaso della Maestosità. Con loro due possiamo fare Dino Sastro Potere, tributandoli. Si attiverà di nuovo questo effetto. Stacchiamo sempre. E andate a recuperare invece Yubi stavolta, la Volpe. Si attiverà la Volpe. Andiamo a prendere in questo caso l'altra trappola. Adesso non ve l'ho fatto vedere, però eventualmente, qualora non voleste prendere col Ogama la controtrappola, potreste prendere un altro Bento Maestro Spettro. Però io preferisco avere una controtrappola. Però eventualmente potete anche fare quello, perché poi durante il turno dell'avversario potreste evocare Kirin. Ma onestamente io mi trovo bene così. Adesso potete attivare il Dino Sastro, perché nel cimitero ci abbiamo Pegaso della Maestosità, e con loro due andate a fare il Maestro Gistro. Si attiverà il suo effetto. Attivate poi l'effetto, mandate quest'altro sempre al cimitero e tirate fuori dall'extra deck l'altro Pegaso della Maestosità. Attivate Villaggio Segreto degli Incantatori, e fin qui ci siamo. E adesso andate in end phase e il Maestro Gistro ci andrà a cercare un altro Porcospino. In questo momento come siamo messi come board? Tra l'altro non vi ho letto precisamente cosa fa questo qua, a parte tirare fuori il Pegaso della Maestosità dal cimitero o dalla mano, ma le carte mostro pendulum nelle tue zone mostre e zone pendulum non possono essere distrutte in battaglia degli effetti delle carte, quindi eventualmente vi protegge pure eventualmente. Comunque sia, praticamente quello che succede è che ad esempio l'avversario adesso ha evocato qualcosa, ok? Io adesso eventualmente posso evocare specialmente durante il turno dell'avversario durante la main phase il Porcospino, che mi può andare a settare il vento. Ora lui vuole fare qualcosa. Vuole magari coprire quello là e magari posso usare la tempesta. Tributo quello perché tanto però posso ritirare fuori sempre questo qua. L'avversario, ovviamente ragazzi, ci troviamo contro la CPU, non fa molto la CPU, ma ripeto, considerando che non ha in campo un mostro incantatore, non può attivare le magie. Solitamente questa CPU utilizza molte magie, non può proprio farlo. Poi, prossimo turno, potete fare di nuovo. Ovviamente dipende sempre da quello che fa l'avversario, come la situazione. In questo caso vi sto semplicemente facendo vedere poi come si può continuare eventualmente con la questione. Ma comunque, questo si può evocare specialmente. Vi ho evocato un mostro drago assassino. Può andare magari a recuperare il Pegaso della Maestosità, scartando magari qualcos'altro. Potete attivare il Pegaso, che aumenta l'attacco di tutto. Potete attivare il Paladino, che vi va a prendere l'altro Pegaso che ci avete nella zona dell'extra deck, e poi mettete tutti in attacco ben oltre il lethal. Poi eventualmente, appunto, come vi dicevo, io gioco la Selene, perché eventualmente con la Selene possiamo fare una cosa del genere. Possiamo attivare il suo effetto togliendo i segnalini che ha appena guadagnato per poter evocare magari dal cimitero. Lo so, anche il Kirin stesso possiamo evocare eventualmente.
E poi con la Selene, appunto il target magari che abbiamo rievocato, possiamo andare a fare Access Code Talker per concludere la partita. Quindi insomma di possibilità ce ne sono. Oppure anche con superare il pendulum più o meno fate la stessa cosa in caso avete superare il pendulum. Quindi adesso questa qua era la One Card Combo con Bumbuco, adesso vi faccio vedere la One Card Combo con Yata. Allora, eccoci qui per la One Card Combo con Yata. Io sono andato a cercarmelo con la Gioia della Prosperità, prendendo cose che non ci interessano in questo momento della One Card Combo, se no valla a trovare con il gioco che me lo deve tirare fuori. Comunque sia, andiamo con Yata. Evocate normalmente Yata. Attivate l'effetto e andate a prendere Vento Maestro Spettro. Attivate il vento, tributate Yata e andate a tirare fuori Bumbuco. Attivate Bumbuco e andate a tirare fuori dal mazzo Yamarashi. Yamarashi si evocherà specialmente e Yamarashi vi andrà a prendere evocato specialmente il vento mezzo spetto per il turno dell'avversario. Con loro due andate a fare Nua. Fate l'effetto. Prendete Bumbuco e Yamarashi. E mettete stavolta metterete sempre il Pegaso della maestosità, ma siccome abbiamo già utilizzato Yata per cercare, appunto, quindi lo può fare solamente una volta per turno, andiamo a mettere invece il rospo. Adesso mettete Bumbuco da una parte e Yamarashi dall'altra. Pendulum, fate il rospo e il Pegaso della maestosità. Attivate il Pegaso. Attivate il rospo. Col rospo setteremo la trappola, la controtrappola. E con lui, invece, con il Pegaso della maestosità, anzi con lei direi, con Pegaso della maestosità, prenderemo stavolta Pegaso della maestosità. Pegaso della maestosità Section. Mandate via quello che vi pare, scartate quello che vi pare. Attivate Pegaso della maestosità. E adesso fate Draco Ryu con loro due. E fin qui ci siamo. Attivate Pegaso della maestosità e tributate Ortrus ed evocate dal mazzo Nekomata. Attivate il maestro spettro Draco Ryu, che comunque dovrebbe essere per cosa era messo sia questo qui. Comunque sia, attivate, mettete togliete il materiale, attivate Nekomata. Nekomata alla fine del turno ci andrà a cercare qualcosa e adesso andate a evocare un altro Pegaso della maestosità. Quanti Pegaso della maestosità? Utilizzate il loro due come tributo per il dinosastro potere. Con quest'altro voi andate a prendere la volpe. Attivate la volpe e vi andate a prendere l'altra trappola. Settate. Attivate il dinosastro. Evocate dal cimitero Pegaso della maestosità. Con i loro due fate il maestro Gistro, che alla fine del turno andrà pure lui a cercare qualcosa. Poi staccate un materiale, staccate il Pegaso della maestosità ed evocate il Pegaso della maestosità. E fin qui ci siamo, no? E adesso abbiamo finito il nostro turno. Alla fine del turno, come potete vedere, abbiamo sia Nekomata che il maestro Gisto che ci cercano roba. Per quanto riguarda Nekomata, ci cerca una carta maestro spettro. Per quanto riguarda maestro Gisto, ci cerca un mostro pendulum dal deck. Quindi, nel caso di maestro Gistro, andiamo a prendere il porcospino. Per quanto riguarda Nekomata, secondo me la cosa migliore da andare a prendere in questo momento è, senza dover fare un tributo per forza, perché abbiamo già due cose che fanno come tributo, andremo a prendere, secondo me, Kirin. Fatevi intorpidente che non ce l'avessi già in mano. E se lo pensa.
perché Kirin in questo momento, senza per forza fare un tributo, lo possiamo tirare fuori dalla mano. Ora lui fa cosa? Ovviamente io magari posso fare questo. Tributare quello va sempre comodo, perché ci rebra anche la zona dell'extra deck. Può attivare le carte magia perché non abbiamo l'altra. Questa possiamo evocare magari il porcospino che ci va a riprendere la carta magia. Ovviamente sto facendo le cose così come viene contro la CPU. Utilizzerete meglio i vostri negate e le vostre interazioni contro l'avversario, a seconda di chi vi trovate contro. Adesso vado a risettare questo. Basta, fine del turno. E poi, come ho fatto vedere precedentemente, vi fate voi le vostre combate, fate l'inclimbate, quello che dovete fare, e andate a concludere la partita. Adesso passiamo a una specifica, più o meno, Chukar combo. Bene, eccoci qui all'ultima combo. Questa qua è una Chukar combo. Qui dobbiamo avere in mano Pegaso della Maestosità più un altro mostro, un altro tipo di Maestro Spectre, di Magio Spectre, che però non possiamo utilizzare per una nostra Chukar combo, che sia per appunto Yata oppure Procione. Quindi fate finta che non abbia altro. Quindi ho una mano che sostanzialmente dovrebbe essere inutile, non si può giocare perché abbiamo solamente questo e questo qua in mano come mostri, ma in realtà vi faccio vedere che si può fare. Quindi mettete come scaling il Pegaso della Maestosità, mettete come scaling in questo caso l'unicorno, il Kirin, attivate l'effetto, prendete Dynamite poter carico e distruggete l'unicorno, settate il poter carico, attivate il suo effetto e tirate fuori il Pegaso. Siccome è stato evocato per effetto di un drago assassino, vi andrà a cercare Pegaso della Maestosità. Scartate un po' quello che vi pare, magari scartiamo Ash Blossom così non mi richiede più. Attivate il Pegaso della Maestosità, attivate l'effetto tributando Pegaso della Maestosità e tirate fuori dal mazzo Bumbuco. Bumbuco vi andrà a prendere questa volta Yata. Evocate normalmente Yata, che vi andrà a prendere il Vento Maestro Spettro. Con loro due andate a fare Nue. Con Nue vi riprendete in mano, vi serve un 2, quindi in questo, adesso in questo caso ci sono questi due, ma siccome avevamo un 2, in questo caso un unicorno, ci andiamo a prendere l'unicorno e Pegaso della Maestosità. Tutto quelli da cui eravamo partiti, ok? E vi aggiungete nell'extra deck Kyubi, la volpe, e la rana, il rospo, o gama. Adesso settate il 2, il Kirin, quello là che appunto avete distrutto all'inizio, Pendulum Summon, evocate il loro 2 e anche il Pegaso che vi siete ripresi in mano. Attivate entrambi. Con lui settate la trappola. Con Kyubi andate a prendere l'altra trappola. Adesso fate Dracoryu con questo e questo. Va bene anche la rana. Basta che uno sia il Pegaso della Maestosità. E qui ci siamo. Attivate il Vento Maestro Spettro che avete preso con Yata precedentemente. Tributate Nue. Ed evocate il gatto. Nekomata. Si attiveranno entrambi gli effetti. Nekomata alla fine del turno prenderemo quello che ci servirà. Mentre per quanto concerne Ryu, andate a evocare un altro Pegaso della Maestosità. Pegaso della Maestosità Intensify. Dino Sastro Potere, con loro due. Attivate di nuovo l'effetto perché è stato tributato qualcosa. Ed evocate dal mazzo Porcospino, Yamarashi, perché Yamarashi dal cimitero vi va a riprendere il vento e ve lo mette qui. Attivate l'effetto di Dino Sastro che andrà a prendere dal cimitero Pegaso della Maestosità.
con questo e questo, o anche con questo, ripeto, va bene uno dei due, andate a fare il maestro giusto paladino, che alla fine del turno vi andrà a cercare qualcosa, attivate il suo effetto, staccate e andate a tirare fuori dall'hexadeck. Bene così. Alla fine del turno, sia Nekomata che Maestro Gisto ci vanno a cercare cose. Con questo, con lui andremo a cercare Yamarashi. E con Nekomata, in realtà possiamo cercare anche questa qua eventualmente, però in questo caso, per l'appunto, siccome così evitiamo anche di tributare eventualmente, ma possiamo anche tributare se a noi interessa, possiamo anche cercare qualcosa poi per il prossimo nostro turno per continuare a combare. Perché comunque a prescindere, facilmente con Vento Maestro Spettro ci tiriamo fuori un altro Kirin, ma se ci interessa praticamente possiamo anche lasciare perdere. Però in ogni caso facciamo che questa volta il Kirin ce lo teniamo nel mazzo e ci andiamo a prendere qualcosa che ci può aiutare poi di prossimo nostro turno, che ad esempio, che ne so, un Bungu. Perché lo spazio comunque sta iniziando ad essere limitato. Guarda, tira quella carta. Io magari posso già iniziare tributando questo. E tiriamo fuori il Kirin dal mazzo. Devo tirare attivare cose. Con questo qua posso ancora evocare per andare a riprendere magari la magia che ho appena utilizzato, il vento. Evoca qualcosa, io magari voglio subito bloccarglielo, posso fare unicorno, questo e questo. E lui non fa niente, vabbè, comunque ovviamente sempre solito discorso, ragazzi, sempre il solito discorso che siamo contro la CPU, però ovviamente dovete utilizzare bene le vostre interazioni, ma così praticamente avremmo tre interazioni. Comunque siamo ben piazzati anche in difesa, comunque possiamo fare le nostre figate, abbiamo recursion continua, insomma possiamo fare delle belle cose. E poi ovviamente andate per l'OTK come vi trovate. Quindi questa qua era pure una combo specifica per iniziare, diciamo, con una mano che in realtà sembra che non possiamo fare niente, ma col Pegaso della maestosità possiamo comunque fare tutta la nostra board. Adesso però passiamo alla sezione dei replay. Primo replay vi faccio vedere, molto semplice, molto diretto. Siccome avete già visto tutte le mega combo, è inutile che vi faccio vedere ancora delle combo, quindi parto io e velocizzo il tutto. Ovviamente, ragazzi, nelle combo che vi ho fatto vedere, Wanker Combo e Sugar Combo, non tenevo conto di quello che potevo avere altro in mano, ma solamente quello da cui partivo. Ad esempio, questo qua ce l'avevo già in mano perché non evocarlo, ovviamente. Ovviamente nelle partite avrete un po' più di manovra, però le combo sono importanti per vedere al minimo quello che può fare il mazzo. In questo momento sono con controtrappola, negate di evocazione speciale o negate di mostro. Bandisce un mostro dell'avversario, distrugge un mostro dell'avversario e l'avversario non può attivare le magie se non controlla un mostro incantatore. Con Nekomata, perché sono lì, ho cercato roba. C'ho anche eventualmente varie entrap che potreste avere in mano. In questo caso è un Blackwing che vorrebbe attivare delle magie, tipo quella che gli fa costantemente cercare, ma non può farlo. E scuppa immediatamente. Ora una board del genere più la Flacket, insomma. Passiamo al prossimo replay. In questo prossimo replay faremo più o meno la combo identica a prima, però l'avversario proverà a pushare un po' di più, ma a un certo punto non ce la potrà fare.
Il mazzo di per sé non conclude con tante interruzioni, ma le interruzioni che ha possono essere molto significative, così come per l'appunto il villaggio che è molto molto opprimente. E ci troviamo anche in un meta che non utilizza di per sé mostri incantatori. A parte magari la Diabelstar. Stesso discorso più o meno di prima. Ma lui evoca quello. E io lo blocco. Perché ciò comunque l'entra a provare che potreste avere. Evoca quello e io posso distruggerlo tributando quello. Intanto evoco anche Yamarashi. In questo momento io posso, questi qua tributano pure, questo posso tributare e questo posso tributarlo, perché ok, questo qua è pure un maestro spettro. L'avversario magari aveva pure delle magie per poter iniziare a giocare, ma senza incantatori in campo come le usi le magie? Passiamo all'ultimo replay. Ultimo replay, questo un po' più combattuto. Lo faccio scorrere lentamente, parto anche per secondo. Ho due entrap, mi sento un po' più confidente. Siamo contro un branded. La blocchiamo. Phase, cerca Albion. Scusate. Ora tocca a noi. Ovviamente la fioritura di cenere funziona. Maxi è un problema, quindi non voglio giocare troppo sotto Maxi. Faccio quello che vi dicevo. E mi fermo qui però, perché non voglio farlo pescare. C'ho comunque quello che nega gli effetti di mostro. Sento un pochino tranquillo, diciamo così. Li proverò a cercare, ma lo bloccherò. Tributando quello che ha meno attacco, o bug in questo caso. Posso evocare specialmente quello là, che vi va a cercare l'altra magia terreno. Anche se non è che mi serva effettivamente. E qui si vola con la combo. Pesca, pesca, prendi, prendi. Mi sto preparando per l'OTK, molto semplicemente. Tiriamo fuori il Kirin. Nekomata, ma Nekomata perché tanto rimbalziamo con quell'altro mostro. E andiamo a fare l'OTK. Fermato l'avversario con varie entrap e varie situazioni
senza farlo pescare troppo per poi andare a fargli un OTK pulito. E abbiamo concluso così la partita. Eccoci qui alla sezione delle conclusioni e tiriamo fuori le nostre conclusioni e i pro e i contro di questo mazzo. I pro di questo mazzo sono che può comunque giocare varie entrap, quindi ha alcune cose che può fare anche se parte come secondo, e i mostri Maestro Spectre, i Magi Spectre, a parte per appunto il Pegaso della maestosità, e comunque anche questo e anche questo qui, ma comunque quelli di main deck, non possono essere né targettati né distrutti agli effetti delle carte, che è una forma di protezione molto molto buona, quindi comunque ci sta tanto. Quindi ad esempio il Procione o gli Ata non possono essere colpiti da dissonatore d'effetto o in permanenza infinita ad esempio, oppure distrutti in altra maniera, perché hanno comunque questa protezione intrinseca nelle carte. Quindi questo qua è assolutamente un ottimo pro. L'altro pro è che comunque possiede due ottime one card combo, che potete vedere finisce con tre interruzioni, anche utilizzando questo qua nella zona magia terreno per evitare che l'avversario utilizzi le magie, che è molto molto opprimente, e non ci troviamo in un meta in cui gli incantatori sono molto molto forti, quindi onestamente non si giocano tanti incantatori, quindi non si giocano quasi per niente, quindi sostanzialmente ci troviamo in un meta che nessuno potrà giocare magie praticamente se abbiamo questo qua, nella maggior parte, nella stramaggioranza dei casi. Poi abbiamo anche la situazione che Pegaso della maestosità ci può aiutare in determinate circostanze, eventualmente si può utilizzare anche l'effetto che si scarta per poter proteggere magari questo drago assassino o quest'altro drago assassino, quindi sostanzialmente comunque abbiamo un po' di più di protezione, e comunque il mazzo può anche avere un hexadeck un po' più vario. Questo qua è quello che sto usando io, ma come vi ho detto ci sono anche soluzioni alternative. Poi abbiamo fortunatamente il Porcospino, il Ventomesso Spettro, che sono molto molto buoni, e quindi sostanzialmente il mazzo sa essere di per sé non molto vario nelle combo che vuole fare, perché come avete visto comunque più o meno finisce nella stessa maniera, ma comunque consistente in quello che vuole fare nella maggior parte dei casi. Quindi il mazzo è molto buono, e tra l'altro il mazzo è anche molto molto, diciamo, poco costoso, al di là delle carte che potete vedere qui, delle varie entrap che dovete avere in generale. Comunque il main deck c'hanno massimo delle SR, e qui abbiamo uno minimo di questo, se ne avete due ripeto è buono, ma ne potete giocare anche solamente uno di questo, uno di questo e uno di questo per le UR, e poi ovviamente questo qua è una SR, quindi bene o male il minimo sindacale comunque non costa eccessivamente come mazzo. Quindi questi qua sono i pro di questo mazzo. I contro di questo mazzo è che può essere fermato molto facilmente, perché se nel caso voi avete tirato fuori appunto Nue per fare voi la super mega combo, come avete visto durante la sezione delle combo e la sezione dei replay, praticamente se l'avversario vi blocca lui, perché lui al contrario degli altri messo aspetto di main deck non ha la protezione che non può essere targettato, se l'avversario vi fa dissimulatore di effetto, vi fa impermanenza infinita, comunque lo blocca in questa maniera, sostanzialmente voi finite il vostro turno, a meno che non abbiate già altro in mano, altri magari dei pendulum che potete mettere nella sezione delle pendulum per rievocare quelli là che avete mandato nell'extra deck, a meno che non potete fare una cosa del genere e inventarvi qualcosa, di per sé il mazzo insomma non ce la fa. Per questo ad esempio Vento Maestro Spettro è una carta ottima, perché eventualmente potrebbe aiutarvi a doggiare, a evitare in permanenza infinito di simulatore di effetto su Nue, anche se poi potreste evocare solamente una carta dall'extra deck con la Pendulum Summon, quindi poi dipende ovviamente da quello che voi avete in mano. Il mazzo comunque, ad esempio, se voi partite col Procione e magari non avete già in mano Maestro Spettro Porcospino e ve lo bloccano, come esempio con Fioritura di Cenere, comunque il mazzo non ha modo di estendere, a meno che per appunto non dobbiate fare una Pendulum Summon. Quindi sostanzialmente il mazzo ha comunque ottime carte, ha delle buone protezioni, ma il mazzo può anche essere fermato molto facilmente. Anche fermare Dracorio può essere un'ottima opzione per l'avversario, in modo che voi non riusciate a fare. Quindi è importante magari che utilizzare sempre comunque richiamato la toma di sezione dell'elemento, prepararsi un pochino il culo o questa qua per doggiare determinati effetti che comunque si può fare. Il mazzo sa essere abbastanza buono partendo come primo, partendo come secondo dipende un attimo dalla situazione e dalle varie entrap che avete potuto utilizzare per fermare l'avversario, comunque da quello che l'avversario si trova contro. Ovviamente l'avversario comunque partendo come secondo, il fatto che questi maestro spettro non possono essere né targettati né distrutti agli effetti delle carte, comunque è una protezione molto molto buona e può essere fastidiosa per l'avversario, ma di per sé i maestro spettro non hanno tanto attacco, quindi non è che potete evocarne un fracco e poi andare a spaccare. L'avversario solitamente avrà mostri con molto più attacco, quindi
Non sono granché da questo punto di vista. Quindi il mazzo è un buon rogue, può dire la sua, non è molto costoso, soprattutto per quanto riguarda il main deck, per l'appunto, escludendo le carte che potete vedere qui, varie Ash Blossom, Maxi, Dissonatore dell'Effetto, però il mazzo comunque ha anche dei choke point molto molto importanti che non gli permettono di raggiungere l'oltre il rogue. Ma il mazzo è molto divertente, se volete cercate un mazzo Pendulum che non è molto complicato e anche questi mostri non c'hanno neanche effetti di Pendulum, è assolutamente consigliato dal mio punto di vista, è molto divertente, ma non vi aspettate Yubel Snake Eyes perché assolutamente non siamo neanche minimamente a quel livello. Quindi per questo video guida per Magic Spectre è tutto, spero che questo video vi sia stato d'aiuto e vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace e iscrivervi al canale, non vedo l'ora di portare tanti nuovi video. Grazie mille per la vostra attenzione e per l'appunto ci vediamo al prossimo video.